È rifiorita per la seconda volta la mia rosellina americana. L'avevo comprata quest'anno, a maggio. L'ho potata tutta dalle cose secche e poi rifiorita. È carina perché c'ha il centro scuro e il tondo chiaro. Un po' particolare, ho fatto un mucchio di bocci. Si dovrebbero rifare una bellissima fioritura. Qui vicino alle margherite. Ce ne sono sempre tutte le parti. Questa erbaccia che è carina, non la spianto mai perché mi piace. Specie di campanellina azzurra. Un fiore di perico. Aspettiamo anche i bocci di questa. No, anche questa l'ho comprata quest'anno. È un po' delicata, si chiama romantica, però fa tanti fiori ma spioriscono subito. Guardiamo cosa c'è intorno all'olivo. C'è una bellissima lantana rosa, che giorno è sempre piena di uccelli, di farfalle. C'è una farfalla sfinge che ha una specie di proboscide che arrotola in riposo come fosse una spirale e poi la tira fuori e mira perfettamente dentro il calice di questi piccoli fiori con una velocità invidiabile. Poi qua ci sono margheritine che hanno fiorito. Poi cosa ci sarà arrampicato sull'olivo che prima c'era la rosa, poco c'è questo pisello odoroso che detto tra noi non odora niente, però è rosa, bellino così. E la rosellina invece ormai è tutta potata. Poi c'è un bellissimo Emerocallis color ruggine con la gola cialla, mi fa tantissimi. Così. Qui c'è ancora un pezzo di pisello odoroso che si arrampicherà. Sono tutti i fiorellini, magari fra un pochino ce ne saranno di più, farà un po' di scena. Vedremo.